Siamo in compagnia della preside Patrizia Lavagli dell'ITC Ginanni di Ravenna. E ci spieghi la giornata, questa tipologia di giornata, come si svolgerà questo interscambio culturale fra dirigenti scolastici? Innanzitutto bisogna inquadrare in generale questo progetto in un progetto europeo come Ennius Regio, un progetto nel quale la Regione Emilia-Romagna è capofila e che vede come partner anche l'Ufficio Scolastico Regionale e quattro scuole che l'Ufficio Scolastico Regionale ha individuato all'interno della Regione Emilia-Romagna. Ci sono dei workshop, se ne è già svolto uno in Romania al quale ho partecipato e il tema era il metodo critico e creativo. Questo progetto, come Ennius Regio, ha come acronimo YES, che significa Youth Educational Systems. E l'attività che oggi le colleghe rumene svolgono presso l'Istituto Ginanni è dirigente scolastico per un giorno in Italia. Quindi staranno per tutta la giornata con me, proprio per capire che cosa fa in pratica un dirigente scolastico in una giornata. Quindi non si tratterà di attività organizzate per l'occasione, ma davvero una immersione in quella che è l'attività quotidiana del dirigente scolastico. Altri due dirigenti sono oggi a svolgere la stessa attività a Bologna presso l'Istituto Rosa Luxemburg. Quindi le uniche due scuole in Emilia-Romagna che hanno il piacere di ospitare appunto dirigenti rumeni sono il Ginanni e il Rosa Luxemburg. E penso che sia davvero un'attività interessante. Interessante non solo per loro, ma anche per noi, perché naturalmente scambiandoci le opinioni, le abitudini che i dirigenti scolastici hanno, le buone pratiche, possiamo tutti ricavare qualcosa di positivo da questa giornata.